Che la vittoria del candidato Lello De Prisco fosse nell'aria lo si percepiva già da giorni, ma si è avvertita fin dai primi risultati che le urne hanno iniziato a tirare fuori. E dopo poco più di un'ora dalla chiusura dei seggi già si orecchiavano fuori dalle stanze del suo quartier generale i primi cori di gioia. Troppo evidente il distacco tra i due nel trend iniziale dava già l'idea del risultato finale. E così è stato. De Prisco batte l'avversaria Fezza con uno scarto di 4.038 voti, 9.356 per il neosindaco contro i 5.318 della candidata del centrodestra. Stanca di finire alla ribalta della cronaca politica, la città di Pagani ha voluto cambiare rotta, ritenendo che il tempo della fiducia alla classe politica degli ultimi 15 anni fosse scaduto. Quanto verificatosi nell'ultimo anno a Palazzo San Carlo ha creato uno scollamento tra la città e la politica ed è proprio quel vuoto venutosi a creare che Lello De Prisco è riuscito a colmare con un progetto civico nel quale non vi è stato spazio per i partiti. Dopo un corteo per le strade della città, il nuovo sindaco ha ieri sera raggiunto Palazzo San Carlo, abbracciando idealmente tutti i cittadini da un balcone del palazzo che dopo pochi minuti ha lasciato per farvi ritorno soltanto al momento della proclamazione ufficiale degli eletti. 15 consiglieri di maggioranza che sosterranno il suo governo: Gerardo Palladino, Salvatore Visconti, Raffaele La Femmina, Michele Bottone, Maria Stella Longobucco, Gaetano Cesarano, Alfonso Cosentino, Maria Manzo, Anna Maresca, Davide Nitto, Gaetano Stanzione, Rita Greco, Elisabetta Buccino, Pietro Sessa, Bartolo Picaro. 9 i consiglieri che siederanno invece tra i banchi dell'opposizione, tra cui 3 dei suoi competitors, Aldo Cascone, Enzo Calce ed Enza Fezza, e poi Vincenzo Violante, Fabio Petrelli, Vincenzo D'Amato, Alessandro De Martino, Mirko Rinaldo ed Anna Rosa Sessa. Ancora non mi sembra vero, sinceramente ero allo studio e non conoscevo ancora i dati, ma là già brindavano perché avevano delle notizie. Io non ho avuto ancora il tempo di metabolizzare, sinceramente. È un peso enorme che dovrò portare. La fortuna è che ho le spalle non solo mie ma di tutto l'intero consiglio comunale che mi collabora e mi collaborerà, per cui mi sento di un cireneo accompagnato da altri cirenei. Non pensavo ad un successo così straordinario e non pensavo sinceramente che dopo un'ora e mezza, perciò non ho avuto il tempo di metabolizzare, già ci fosse l'elezione. Avevo stabilito in mente in tempi un po' più lunghi. Ha vinto la città, avrebbe vinto comunque, e le spiego perché. Perché è una città che in questo momento ha 7 commissari, è una città di serie B in provincia di Salerno, una città che elegge un sindaco ed un consiglio comunale, è una città che si riqualifica, quindi vince la città. Poi ovviamente ha vinto la mia coalizione, che ha dato un senso di stabilità, di professionalità, di contenuti, quindi è stata votata la coalizione e in ultimo ho messo il mio piccolo contributo personale. Il grosso errore che hanno fatto gli amici o chi stava candidato con Enza Fezza è non conoscere il rapporto e l'amicizia che mi collega e mi collegava ad Enza Fezza. Quando hanno inventato delle eresie, delle cose che sono andate oltre misura, mentivano sapendo di mentire. È noto a tutti che io sia amico di Enza Fezza, ci ha legato un'esperienza politica, ma anche di vita, oserei dire, per cui non potrei assolutamente volere del male ad Enza Fezza. Non vorrei fare confusione, ma certo, ovviamente nei ruoli, però la collaborazione serve, l'aiuto di tutti. Ho detto non solo serve l'aiuto dell'intero Consiglio Comunale, ho detto che farò appello anche a tutti i gruppi parlamentari, dal destra a sinistra, così come a tutti i gruppi in Consiglio regionale, da destra a sinistra, così come al parlamentare europeo che abbiamo eletto in questa città. C'è bisogno di collaborazione, di essere inclusivi, perché il momento è talmente tragico come se stessimo sotto le macerie.